avevo provato qualcosa di meglio anche in Sketcher, quindi già per dire quella della come Brazor mi piaceva un po' di più. Questa è molto classica. Le campane non possono mancare. Che suonano sempre un minuto prima rispetto Beh, ma a... siamo avanti qua a Gorla. Ciao ragazzi, iniziamo la settimana con una nuova recensione. Cosa dire, sono rimasto davvero incantato di questa nuova scarpa, la Skechers GORUN RIDE 8. Una delle domande che ci dovremmo porre è: che cosa rende speciale una scarpa tutto sommato classica? Beh, in questo caso la dovreste davvero provare, perché l'azienda che la produce è la Skechers, che è un'azienda americana che tra l'altro ha un fatturato di 5 miliardi di dollari, ma comunque sviluppato soprattutto per scarpe da passeggio, focalizzate alla famiglia e con un prezzo compreso tra i 40 e gli 80 dollari. La divisione performance di cui questa scarpa fa parte si è sviluppata negli ultimi anni ed è piccola ma molto in crescita. Molto in crescita, ma al tempo stesso rimane comunque una parte marginale di questa azienda che comunque ha il suo modello di business focalizzato sulle famiglie. Ho seguito da vicino la crescita di Skechers Performance anche perché ogni anno, almeno 2 o 3 volte all'anno, vado negli Stati Uniti. Grazie alla partnership con Meb, podista americano, icona, che purtroppo ormai si è ritirato quarantenne, Skechers Performance ha visto una crescita significativa dovuta al fatto che la ricetta che ha prodotto è una ricetta vincente. Pochi cambiamenti, miglioramenti sia della tomaia sia dell'intersuola, ma alla fine dell'anno scorso l'intersuola che è stata rilasciata, la Hyperburst, ha fatto davvero un salto significativo, quindi l'ammortizzazione è cambiata totalmente, Andrea ce la racconterà in dettaglio nella recensione. Secondo noi è diventata una delle 3 migliori intersuole presenti sul mercato. Diamo qualche spec prima di vedere in azione. Drop 6, 30-24 mm, secondo noi è un giusto compromesso di drop per il podista amatore che non ama necessariamente i 10 mm di drop. Questa secondo noi è una scarpa che potrebbe portarvi lontano. Dal punto di vista del peso, la scarpa è 8,7 ounces, ossia in teoria 247 grammi. In realtà l'abbiamo pesata, sembra più su 259 grammi. Anche presa in mano, direi che è una scarpa classica, ma che comunque non risulta davvero pesante. A noi è piaciuta tanto, purtroppo si fa fatica a trovare, metto qualche link qua sotto nel caso in cui lo dovessi trovare su internet, altrimenti se avrete la possibilità di andare negli States, sicuramente è una scarpa da comprare. Ad ogni modo, Andrea ne parlerà nella recensione di come fare ad acquistarla. Lasciamo quindi la parola alla scarpa, poi correrò con Andrea sul tapirulan. Infine l'ho intervisto, non torno qui. In settimana ci focalizzeremo su Nike, vediamo se la nuova scarpa che lancerà questa settimana vale la pena di essere comprata. Ecco quindi la parola alla scarpa. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. Yeah.
Ciao Andrea, finalmente recensiamo oggi una delle scarpe che ho visto alla maratona di New York e che mi sono piaciute tanto, ma non avevo spazio in valigia per portarmela a casa. Hai fatto male. Intanto ciao a tutti, anch'io le ho toccate per la prima volta in America. Non mi ricordo se ero a New York o eravamo già andati a Los Angeles, forse eravamo a Los Angeles. E mi ha incuriosito l'Hyperburst perché è davvero una mescola nuova e innovativa. Cosa ne pensi Andrea di queste Go Ride 8? Allora, la scarpa è una scarpa classicissima, si vede già dalla tomaia. È una scarpa che comunque, diciamo che io sono innamorato del marchio Skechers, quindi vabbè. Però la scarpa è davvero... Non l'avevano capito, Sì. No, diciamo che con le prime versioni di Goran e Goran Ride mi ero davvero innamorato e quindi ho sempre apprezzato il marchio e devo dire che negli anni comunque si stanno difendendo bene. Dicevo, scarpa classicissima, direi che ci potrei andare tranquillamente in giro anche forse il sabato sera ad esagerare se non devo andare in discoteca. E niente, la loro particolarità è questa mescola dell'intersuola. A chi sono adatte secondo te queste scarpe? È una scarpa adatta più o meno a tutti, al contrario della Goran Ride 7 che io la trovavo abbastanza leggera, anche se la davano come scarpa 3 super ammortizzata, la trovavo abbastanza leggera. Questa risulta una scarpa adatta a tutti secondo me. Contando che ci sono le Goran Ultra, ma lo stesso la userei anche per persone un pochino più pesantine, quindi anche 80-85 kg la userei tranquillamente. Non so poi quanto possa durare poi, però come ammortizzazione e controllo può andare bene. Quindi a che ritmi? Per i ritmi è una scarpa che nasce per i lenti e quindi va bene per qualsiasi ritmo del lento. La trovo, in quanto è comunque una scarpa che ti fa correre di avampiede, la trovo comunque una scarpa abbastanza reattiva da usare anche sui lenti svelti, diciamo. E per quali distanze le utilizzeresti? È una scarpa da uso di tutti i giorni, quindi la userei da lunghissimo in preparazione maratona al lento di costruzione normale in settimana. E ci parlavi prima dell'intersuola Hyperburst, cosa ne pensi? Bravo, dillo te che sei sicuramente più English di me. Diciamo che risulta essere molto morbida, ma comunque molto leggera, anche se la Goran Ride poi comunque ha un peso abbastanza importante. Però fa risultare la scarpa reattiva e morbida, diciamo veramente, perché tante volte ti decantano leggerezza e reattività, in questo caso lo ritrovo abbastanza, già l'avevo notato sulla gomma e braso. E invece cosa ne pensi del battistrada? Ho visto che ha la nuova tecnologia Goodyear, anche questa. Esatto, al contrario delle Goran Ride 7 che io avevo utilizzato, e guarda, ho un brutto ricordo delle Goran Ride 7 usate in un lunghissimo per la preparazione della maratona su pista bianca e guarda, ti giuro, gli ultimi chilometri non ce la facevo più perché continuavo a scivolare, scivolare, scivolare. Il disegno del battistrada è più o meno lo stesso, però la gomma è molto più marcata e si sente che ha più grip rispetto alla Goran Ride 7, quindi è andata in miglioramento. Poi la partnership con Goodyear è sicuramente segno di qualità. Esatto. E quanto credi che sia la durata, visto la tua esperienza con questo marchio, ce lo puoi sicuramente dire. Sì, no, guarda, io direi sempre gli 800 km, ma solamente per un motivo personale, cioè dopo gli 800 km preferisco pensionarle, anche se si potrebbero dare qualcosa in più, perché, non lo so, il mio fatto personale psicologico, preferisco spendere qualche soldo più in scarpe che in fisioterapisti poi, quindi... Le porto agli 800 km, le ho portate tranquillamente sia le Goran Ride 7, 6 e 5, sempre agli 800 km. Queste sono un pochino più carrozzate, secondo me riusciremo anche a portare un attimino di più. Però sicuramente anche loro agli 800 andranno in pensione.
Sì, secondo me comunque la qualità di questa scarpa è eccellente, quindi si può portare anche di più, però è chiaro che è Sì. meglio cambiarla, come dici tu. Meglio cambiare, no? Invece per venire al numero, una delle discussioni che abbiamo avuto nei giorni scorsi è stato stesso numero, mezzo numero in meno, mezzo numero in più, cosa ne dici? Ecco, assolutamente, siccome da trovare nei negozi fisici è abbastanza difficile, se la dovete comprare online, assolutamente il mezzo numero in meno, perché questo qua 27 centimetri mi sta giusto, quasi abbondante. Io porto un 27 centimetri e mezzo, quindi mezzo numero americano in meno. E quali sono secondo te i punti di forza e di debolezza di queste Ride 8? Allora, punto di forza è sicuramente aver migliorato il battistrada. Rido perché c'è il coniglio che passa sotto le Il gambe. coniglio fa parte del canale, ogni tanto lo Ormai sì. riprendiamo. Quindi il battistrada è migliorato sicuramente e la mescola con l'hyperburst è davvero notevole come miglioramento. Avrei migliorato un po' di più la tomaia, sicuramente è una scarpa da lento, quindi come tomaia diciamo che va benissimo perché comunque tiene il piede ben saldo. Avevo provato qualcosa di meglio anche in Skechers, quindi già per dire quella della gomma Brasor mi piaceva un po' di più. Questa è molto classica. E Andrea, quali altre scarpe da lento consiglieresti, simili? Guarda, ti dico come scarpa mi sembra molto una Ghost, sia come tomaia che come ammortizzazione, comodità. Ti dirò che con la mescola dell'intersuola mi sembra comunque che si possa avvicinare a una Pegasus 36 che ho usato l'anno scorso praticamente, la prima uscita. Ultima domanda prima di chiudere la recensione. Molte persone del canale ci hanno chiesto, molti iscritti del canale ci hanno chiesto, ma dove si trovano queste Skechers? Sappiamo che la scarpa a noi piace molto, il marchio piace molto, ma si fa fatica a Si trovarle. fa fatica a trovare, davvero. Qualche volta trovo delle occasioni in giro, qualche volta la trovate online. Se scrivete però sul loro canale Instagram, vi mandano nei negozi fisici più vicini dove le tengono. Quindi se volete anche provarle, ve lo diranno loro. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.